Siamo col dottor Fuada Odi, presidente della COMAI e anche di altre associazioni di cristiani in moschea, per parlare di un'iniziativa lodevole interreligiosa. Ecco, l'11 settembre ha avuto grandissimo successo di partecipazione, si parla di addirittura 2500 associazioni, comunità delle comunità che hanno partecipato alla Festa del Dialogo, che è, come ci dirà lei, è la maniera migliore per commemorare tutte le vittime del terrorismo. Dove nasce questa iniziativa, la Festa del Dialogo, perché nasce e ci faccia conoscere anche la grande attività che fa il COMAI. Questa iniziativa nasce l'anno scorso con musulmani in chiesa il 31 luglio 2016, dopo l'attentato a Nizza, e dove sono entrati in 3 giorni di divulgazioni più di 23.000 musulmani in chiesa, e poi da Nizza proprio ad agosto del 2016 ho lanciato Cristiani in Moschea, dove si è svolta la prima edizione l'11 e 12 settembre, nell'occasione della festa dell'Eid dell'anno scorso, dove hanno partecipato milioni di italiani, cristiani, arabi, musulmani, ebrei, tutte le religioni. Quest'anno abbiamo voluto ripetere, per non far cadere il messaggio, visto il successo dell'anno scorso, sia dal punto di partecipazione, sia dal punto di vista del messaggio costruttivo, sia anche per il mio incarico che mi onora di portarlo avanti con costanza, il focal point per le integrazioni in Italia per l'Alleanza delle Civiltà, UNAOC, che è un organismo dell'ONU dove il Ministero Affari Esteri mi ha nominato proprio 2 anni fa per valorizzare le buone pratiche, per valorizzare il dialogo interculturale e interreligioso e portare avanti questa missione in un momento di crisi a livello internazionale. Quest'anno abbiamo voluto ripetere con la seconda edizione di Musulmani in Chiesa, Cristiani in Moschea, promuovendo feste del dialogo, dove tratteranno tramite dibattiti, incontri, feste, cene private, 4 parole d'ordine importanti: dialogo, informazioni, conoscenza e pace. Oltre in Italia, quest'anno anche è stata coinvolta la Terra Santa, ho fatto un viaggio a Gerusalemme, anche nei vari paesi palestinesi in Terra Santa. Ho incontrato il movimento donne costruttrici di pace, e la nostra vicepresidente proprio di Cristiani in Moschea ha promosso tutti questi incontri, dove hanno aderito sindaci come la città di Taipa, imam come l'imam di Gergiulia e tantissime feste. Per questo noi abbiamo promosso dal 1 settembre, che era la festa dell'Eid di quest'anno, il 1 settembre 2017, fino all'11 settembre, feste del dialogo in tutte le regioni italiane e in Terra Santa. E si sono svolte tantissime, specialmente il 1 settembre, quando c'è stata la festa dell'Eid, per citarne alcuni: a Torino più di 15.000 hanno pregato insieme alle autorità locali e anche a tanti amici cristiani, a Napoli a Piazza Garibaldi più di 6.000 persone con l'imam Abdallah con le autorità, lo stesso a Bari con il nostro rappresentante regionale, lo stesso a Perugia con l'imam che ha fatto 2 feste importanti, ad Ancona a Fabriano, lo stesso con l'ambasciatore algerino e con il sindaco di Fabriano, lo stesso a Milano e Lombardia, Emilia Romagna, si sono svolte tantissime feste del dialogo con il nostro rappresentante regionale in Emilia Romagna, Sufi Mustafa.
il primo settembre si sono svolte feste del dialogo presso la moschea di Forlì, il giorno dopo anche a Cesena e poi in chiusura l'11 settembre in Reggio Emilia. Proprio il 10 e l'11 settembre si sono svolte con grande finale numerose iniziative qua a Roma con il nostro vicepresidente, il vescovo anglicano Miquel. Abbiamo svolto un incontro molto importante, era la chiesa gremita con musulmani in chiesa e nonostante la pioggia e tutto, ma tanta gente è venuta perché crede in questa missione continua. E a Gerusalemme il rabbino dall'istituto Ramla ha mandato un in diretta Facebook un messaggio di pace lanciando proprio la terza edizione musulmani in sinagoga, e questo è un messaggio molto importante. Lo stesso vicepresidente è andato in una scuola palestinese a Giulia, ha incontrato tutti gli alunni per cominciare a una collaborazione tra le scuole, studenti palestinesi e studenti musulmani con studenti ebrei cristiani. Per questo il bilancio molto positivo, con più di 2.500 associazioni, comunità, confederazioni, se consideriamo 20 confederazioni, ogni confederazione ha centinaia delle associazioni, per questo abbiamo a disposizione, ringrazio uno per uno, più di 2.500 tra associazioni, università, moschee, centri culturali, sinagoghe, che hanno in 11 giorni organizzato più di 1.000 feste del dialogo dove si è discusso di queste quattro parole importanti: dialogo, informazione, conoscenza e pace. Avendo proprio alle spalle un'esperienza dal 2000 con in questo momento molto importante proseguire con questa onda popolare, parte dal passo a favore del dialogo e a favore della pace in Terra Santa. È la migliore risposta al terrorismo, a chi vuole creare caos e frazioni fra regioni, la guerra di religione. Quindi ringraziamo il dottor Fouad Aodi per questa grande iniziativa, che ha avuto anche il supporto il supporto non solo di tante istituzioni, di comunità e di tante persone. Lo ha sottolineato anche il professor Enrico Granara, ministro plenipotenziario del Ministero degli Esteri, coordinatore degli interventi di cooperazione nel Mediterraneo, e ha voluto sottolineare che questa è la miglior risposta a chi cerca di dividere le religioni, di dividere le popolazioni, di chi cerca portare la morte e la distruzione. Ringraziamo per questa grande iniziativa al professor Fouad Aodi, presidente della COMAI, Unite per Unire, fondatore di Cristiani in Moschea e di tante altre iniziative come quella che avete potuto sentire dalla stessa voce del presidente e che ha avuto successo perché porta pace e armonia fra i popoli. Grazie a voi.